Approcciola.it sta cercando un nuovo coach ufficiale per tenere corsi al vivo a Milano e Roma. Quindi, vista la sempre crescente richiesta di persone che vogliono partecipare a un corso al vivo con Approcciola.it, e visto che in questo momento abbiamo soltanto un coach ufficiale che è Gianluca, che copre le città sia di Milano che di Roma, quindi non sono riuscendo a stare dietro tutta quanta la richiesta di persone che vogliono partecipare a un corso al vivo, stiamo quindi cercando una nuova persona, un nuovo coach ufficiale che ci aiuti appunto a coprire le richieste delle persone che vogliono partecipare ai corsi al vivo sia a Milano che a Roma. Quindi, adesso in questo video vado a dare tutta quanta una serie di requisiti. Se rispecchi questi requisiti puoi candidarti come potenziale coach ufficiale. Quindi il primo requisito è essere nostro studente, nello specifico del videocorso, dall'approccio alla camera da letto. Poi se hai preso anche altri videocorsi, ok, tutto quanto va bene, ma il minimo requisito, la base, deve essere il videocorso, dall'approccio alla camera da letto. Se hai fatto anche un corso al vivo, magari con me o con un nostro coach ufficiale, magari con me in passato o con un nostro coach ufficiale, lì meglio, se ti abbiamo già conosciuto anche di persona, se magari hai fatto anche delle consulenze con me, con un coach ufficiale, però il requisito base deve essere comunque il videocorso dall'approccio alla camera letto. Poi se ti abbiamo conosciuto magari anche di persona tramite un corso avvio, quello è anche meglio. Poi secondo requisito, stiamo cercando una persona che viva già a Milano o comunque magari nei dintorni di Milano, quindi magari in periferia di Milano, non però in altre città nella Lombardia, ok? Quindi o a Milano o in provincia di Milano. Siamo disposti a valutare anche persone che magari vivono a Roma o in provincia di Roma, però la maggior parte dei corsi avvio attualmente si svolgono a Milano. Quindi ti puoi candidare se sei di Milano o in provincia di Milano oppure a Roma oppure in provincia di Roma. E faccio una parentesi: in caso sei di Roma in provincia di Roma devi essere disposto poi a spostarti anche su Milano per tenere dei corsi a vivo, visto che, ripeto, la maggior parte dei corsi a vivo attualmente si svolgono su Milano. Poi terzo requisito: persone sveglie con capacità organizzativa, capacità di andare a pensare e risolvere magari un problema organizzativo, che non siano lì a dormire in piedi, distratti, eccetera. Poi il quarto requisito è avere tempo. Ora, ovviamente in fase iniziale, per chi dovesse arrivare alla fine di tutto quanto questo processo, non ti verranno affidati subito 500 milioni di corsi a vivo. Quindi se hai un lavoro che magari ti prende, non so, 5 giorni a settimana, potresti, diciamo, tranquillamente riuscire a portare avanti entrambe le cose, ma poi in una fase più avanti è assolutamente impossibile che tu, se hai un altro lavoro, è assolutamente impossibile che tu riesca a portare avanti entrambe le cose, soprattutto se, diciamo, un lavoro tradizionale, che magari lavori, non so, dalle 9 fino alle 5, dal lunedì al venerdì. Se magari è un lavoro più flessibile, dove magari lavori da casa, lavori magari qualche ora a settimana, ci può stare, magari riesci a portare avanti entrambe le cose anche in una fase più avanti, quando magari ti vengono affidati molti più corsi al vivo, però di base in una fase poi più avanzata avrai troppi corsi al vivo per portare avanti anche altre cose. E poi ultimo requisito, quantomeno per questa fase iniziale, poi ovviamente per chi procede avanti ci saranno altre fasi di selezione, altri requisiti che non ha senso vedere adesso in questo video. Quindi ultimo requisito è poter dimostrare dei risultati. Per risultati si intende che tu sappia portare delle interazioni dall'approccio fino al sesso senza problemi con ragazze approcciate di giorno, poi magari anche in discoteca, però preferibilmente con ragazze che approcci di giorno. Ci sono vari modi per dimostrare questo risultato, per esempio foto di te in momenti di intimità con ragazze, chiaramente magari foto un minimo censurate, magari mettiamo qua degli esempi a schermo. Quindi questi qua che stai vedendo a schermo sono foto di esempi di risultati che siano più o meno espliciti. Chiaramente siamo su YouTube, non è che posso mettere foto chissà che esplicite, quindi magari foto di te in casa con ragazze, foto magari a letto, foto magari dove ti stai baciando, chiaramente con un minimo di censura se ce le devi inviare a noi. Ora capisco che magari questa tipologia di foto, o magari anche di video, se hai dei video, magari è un po' difficile da avere, quindi magari anche chi ha risultati magari non sta a farsi delle foto, però provvedere un minimo di evidenze di risultati con ragazze, magari anche foto di te insieme a ragazze, però chiaramente si darà priorità a chi è in grado di mostrare delle evidenze di risultati, come le foto che ho mostrato un attimo fa di situazioni di intimità o situazioni in casa. Quindi se rispecchi i requisiti che hai visto in questo video, puoi inviare un'email a info@approcciola.it con le dimostrazioni di risultati tuoi con le ragazze, oppure puoi anche scrivere via WhatsApp al numero di telefono che vedi qua in sovraimpressione a schermo. Puoi anche inviarci magari le foto, dimostrazioni di tuoi risultati con ragazze, che siano foto, che siano video, anche con l'opzione per inviare foto o video su WhatsApp che possono essere visualizzati soltanto una volta. Quindi capisco che trattandosi di materiale magari anche un po' intimo, privato, ci può stare che non vuoi magari mandarlo, però c'è l'opzione tramite WhatsApp, insomma, magari verrà messo un video a schermo dimostrativo dove puoi impostare che quando invii la foto o il video possa essere visualizzato solo una volta e poi si cancella subito automaticamente. Se invece non rispecchi i requisiti che hai visto in questo video, però magari conosci qualcuno che potrebbe rispecchiare questi requisiti, puoi inviargli questo video.